Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper, buonasera, benvenuti al nostro consueto approfondimento settimanale Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. In studio Bonella Massimo, alla regia qui a Fontana Fredda abbiamo Paolo Gavasso, che lo saluto, e alla regia centrale in Treviso abbiamo Rosario Moreno, il, come dire, patron del network RST Radio Sirius TV, che gratuitamente, gentilmente, noi lo ringraziamo sempre, ripete questa nostra trasmissione che nasce qui da Radio Piper. Vorrei anche salutarlo, proprio un flash, sentire la sua voce. Rosario, tutto bene? Ciao Massimo, buonasera a tutti quanti, agli ospiti e ai nostri ascoltatori, come dico sempre al condominio di Radio Science, qui tutto bene, va sempre bene. Benissimo, allora anche a Fontana Fredda tutto va bene, Treviso va bene, Pordenone lo stesso, quindi siamo tutti contenti. Iniziamo con la trasmissione ricordandovi questa emittente Radio Piper, che trasmette da Fontana Fredda in provincia di Pordenone sui FM 93.8 88.800 MHz in stereofonia col sistema RDS per tutto l'Alto Adriatico. Quando dico Alto Adriatico si intende da Venezia fino giù in Quarnero, in Istria e anche più giù ancora, c'è addirittura chi ci ascolta da Lubiana. Ecco, allora iniziamo subito questa trasmissione. Vi avevo già annunciato nell'edizione speciale di poco fa, di 3 minuti fa, per chi praticamente era sintonizzato su Radio Sirius, che poi saremmo partiti qui a Radio Piper con questo approfondimento, e ci sarà come ospite una persona molto importante che la lascio subito presentare dal nostro collaboratore fisso Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone, a cui do subito la linea. Prego Alviano. Grazie Massimo e buonasera a tutti i radioascoltatori. Questa sera abbiamo in linea Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista Antimafia 2000, con il quale partiamo subito con una domanda molto calda sulla situazione legale di giustizia del nostro paese, in quanto Giorgio, buonasera, grazie per essere intervenuto. Buonasera. Alcuni giorni fa il PM Di Matteo, titolare del processo trattativa Stato Mafia Palermo, ha depositato le intercettazioni del boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, che è detenuto nel carcere di Ascoli Piceno, e sono intercettazioni che richiamano in vita responsabilità non ancora del tutto definite del periodo delle stragi del 92 e del 93. Ti prego di chiarire questo punto con chi ci sta ascoltando in questo momento. Scusa, non si è sentito bene la questione Graviano, no? Sì, il boss, sono state depositate le intercettazioni del boss Graviano, che in qualche modo diciamo riportano in vita mandanti occulti delle stragi del 92 e del 93. Sì. Allora, intanto buonasera e grazie per farmi partecipare. Noi siamo stati presenti nell'udienza all'interno della quale i magistrati Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia, e in quel caso è stato il dottore Di Matteo a depositare dei documenti probatori, quindi prove
che si inseriscono all'interno del processo cosiddetto trattativa Stato-mafia e a nostro giudizio di una valenza grandissima, un atto di prova che è importante. I giudici, il presidente della corte, i giudici popolari non possono non tenerne conto per quanto riguarda dopo nella sentenza che dovranno dare, spero entro quest'anno o agli inizi dell'anno prossimo, su questo processo. Si tratta di due deposizioni, cioè di due atti di prova, di documenti che sono stati depositati, uno riguardante una serie di intercettazioni che la direzione distrettuale antimafia, la DIA, la direzione investigativa antimafia di Palermo, per ordine dei pubblici ministeri citati prima, il dottore Di Matteo e gli altri, hanno effettuato delle intercettazioni ambientali nel carcere dove è rinchiuso ad Ascoli Piceno di massima sicurezza il boss stragista e sanguinario Giuseppe Graviano. Questi colloqui che intercettati con le famose cimici degli investigatori sono riusciti a registrare dei lunghissimi colloqui tra il boss Graviano e un camorrista di nome Adinolfi. Camorrista perché? Perché hanno diritto i detenuti al regime di 41 bis, hanno diritto alla cosiddetta socializzazione, quindi ogni tanto, non ricordo se due volte o tre volte alla settimana, hanno diritto a parlare con una persona umana, fisica, che non appartenga a Cosa Nostra, ma certamente non deve essere nemmeno un civile, ovviamente essendo detenuto deve in qualche modo essere una persona che ha commesso dei reati, e normalmente si tratta non personaggi di Cosa Nostra, nemmeno della 'Ndrangheta, però può capitare che siano personaggi appartenenti alla Camorra o alla Sacra Corona Unita, come è capitato a Riina e come è capitato in questo caso a Giuseppe Graviano, al boss mafioso Giuseppe Graviano. Ora, Graviano, noi abbiamo certezza, il nostro giudizio è quello, fino a prova contraria, assolutamente, che non sapeva di essere intercettato, probabilmente parlando con un personaggio che non fa parte di Cosa Nostra e decidendo un boss di quel calibro come Graviano, capo mandamento di Brancaccio, uno dei bracci destri di Salvatore Riina, e decide di violare le regole integerrime e ortodosse della mafia, che non si deve parlare con nessuno mai, a meno che non si tratti di un soldato di Cosa Nostra, voleva veicolare in qualche modo questa aria di stanchezza e di ribellione che c'ha Graviano e boss del suo calibro, in quanto vedono che dopo 25 anni, a loro giudizio, le promesse fatte dai cosiddetti politici potenti non arrivano, e quindi fanno in qualche modo uscire, tentano di far uscire dal carcere i loro sentimenti attraverso personaggi di bassa qualità criminale, ma che hanno la capacità di parlare o con i parenti con i parenti, gli amici con gli amici, poi arriva la voce nel giornale e in qualche modo quello che Graviano voleva dire lo fa sapere. Quello che invece Graviano non può mai immaginarsi, a mio giudizio, è che viene intercettato dalla procura di Palermo. Sì, sì. E quindi queste sue dichiarazioni, se il suo desiderio era quello di veicolarle come chiacchiericcio che possa arrivare alle orecchie, in quel caso di Berlusconi, di quei potenti ai quali lui si riferisce, in modo che gli arriva il messaggio ma rimane un chiacchiericcio di detenuti che qualche giornalista mette sul giornale senza nessun sigillo probatorio di intercettazioni ufficiali,
dei magistrati passi. Invece si trova Graviano adesso su tutti i giornali perché queste dichiarazioni che lui, secondo me, voleva veicolare light, in forma light, fuori per farle arrivare alle orecchie di chi a lui interessava, invece adesso sono diventati oggetto di prova assoluta e tangibile perché le intercettate dalla magistratura, dalla polizia giudiziaria, e quindi queste sue dichiarazioni divengono prova, secondo me, non solo secondo me, per il fatto che lui sta parlando senza sapere di essere intercettato e quindi sta dicendo delle cose tra virgolette sincere, non se le sta inventando, non avrebbe nessun motivo per inventarsele, perché potrebbe solamente aggravare la sua situazione se fosse un'invenzione, in quanto viene processato, tra i migliaia di processi che c'è avrebbe anche quello per calunnia. Quindi lui in questo momento si trova spiazzato, da un lato forse è contento che arrivino nelle orecchie di Berlusconi, dell'Utri e quant'altri queste sue lamentele, dall'altro non si aspettava certamente questa mossa vincente in forma straordinariamente professionale di Matteo e degli altri suoi colleghi, quindi della polizia giudiziaria che lavora per loro, e quindi si trova spiazzato. Cosa ha detto in sintesi il Graviano? Ha detto: io a questo interlocutore ha parlato di tantissime cose, le cose diciamo più importanti sono state quelle che lui è si è autoaccusato di essere il mandante ed esecutore in questo caso delle stragi del continente del 93, dove hanno perso la vita anche bambini innocenti, avallando in forma probatoria straordinaria le dichiarazioni di Caspare Spatuzza, il suo soldato che ha messo le bombe, quindi un riscontro incrociato. Quello che Spatuzza dice, il capo suo lo dice in carcere parlando con un detenuto. Poi avalla anche i contatti politici. Spatuzza ci ha detto che Graviano gli ha detto nel Bardonei, a due passi dalla sede di Forza Italia: io mi incontro con Dell'Utri, con Berlusconi, mi hanno fatto delle promesse, tutti gli abbiamo, io no, noi no, ma tutta l'Italia gli ha riso in faccia a Spatuzza. Adesso però gli arriva un riscontro di questa portata micidiale proprio da colui il quale gli ha fatto queste rivelazioni, del capo, uno dei capi assoluti di Cosa Nostra. La situazione cambia radicalmente. Secondo me Berlusconi deve iniziare a tremare, e secondo me, come già apparentemente, ufficiosamente sta avvenendo, le procure di Caltanissetta e di Firenze dovranno mettere sotto inchiesta come concorso in strage a Silvio Berlusconi, solamente perché ci sono delle dichiarazioni di uno dei capi supremi della mafia. Poi se il Berlusconi è innocente, mi auguro che lo sia, si deve dimostrare dopo aver fatto una scrupolosa indagine, ma non si può ignorare queste dichiarazioni di fuoco che fa Graviano. Graviano dice: mi hanno chiesto una cortesia, Berlusca, lo chiamo così, perché per questioni politiche, di fare delle stragi in modo che si aprisse, in sostanza il significato è questo, attraverso dialetto siciliano, ammiccamenti, mezze frasi, abbiamo tradotto facilmente il discorso di Graviano. In sostanza Graviano in soldoni dice: Berlusconi mi ha chiesto di fare delle stragi insieme a Dell'Utri per aprire la strada a Forza Italia e prendere il potere, gli abbiamo dato soldi, gli abbiamo dato voti, gli abbiamo dato appoggio, l'abbiamo aiutato, lui ci ha promesso tante cose, ma ci ha dato solo ci sta facendo marcire in carcere, queste promesse non arrivano, mi sono stancato, se io comincio a parlare faccio cadere tutti. Questo è quello che in sostanza dice Graviano. È stato interrogato da Nino Di Matteo e il pool cosiddetto della trattativa Stato Mafia nel marzo di quest'anno, e Graviano ovviamente si è avvalso della facoltà di non rispondere, perché gli è stato chiesto conto che cosa voleva dire, in quanto è la sua voce, è scientificamente provato che si tratta di lui, e Graviano risponde a Di Matteo e agli altri: io non mi sento bene, sto male, non sto bene di salute, non sono in grado di rispondere,
E poi alla fine, prima che i PM se ne vanno, dice: però voi aspettate che io vi chiamo, perché appena mi riprendo io vi spiego tutto. Questo non è più un messaggio che lui vuole fare veicolare, questo lo ha messo a verbale, e quindi a questo punto il Graviano sta mandando, se volete, questa provocazione, sta mandando un messaggio legale a Berlusconi, cioè ha messo a verbale, sta dicendo: o voi vi date una smossa, come dicono i mafiosi, una smossa, oppure noi, io parlo. Allora, posso continuare e concludo, Alviano? Allora, scusa, scusa. No, per concludere il discorso, due Sì. secondi, poi mi fai tutte le domande. Allora, voi vi dovete rendere conto, gli amici che mi intervistate e gli ascoltatori soprattutto, perché più o meno voi già siete degli addetti ai lavori e capite l'importanza di quello che sto dicendo, ma forse un po' meno i radioascoltatori, cercherò di essere sintetico, molto. Voi non vi rendete conto della portata di queste frasi, la portata gigantesca che ha, drammatica sul nostro paese, quello che ha detto Giuseppe Graviano. Non vi rendete conto perché non capite e non sapete chi è Giuseppe Graviano. Ve lo dico in strettissima sintesi. Giuseppe Graviano non è meno di Riina sulla carta e subalterno a Riina, ma nei fatti è importante, nei fatti giudiziari, se dovesse pentirsi, speriamo, preghiamo. È più importante di Riina perché mentre Riina dà ordine a Giuseppe Graviano di consumare stragi, uccidere innocenti, magistrati, poliziotti, giornalisti, bambini, Giuseppe Graviano è un testimone oculare di se stesso. E lui potrebbe dire: io ho parlato con Silvio Berlusconi, qualora dovesse essere vero. Io ho le fotografie che mi sono fatto fare mentre ero con lui. Io ho le promesse di quel tale potente. Io ho premuto il telecomando della strage di Via D'Amelio. Io personalmente. Quindi la portata delle dichiarazioni che ha fatto Giuseppe Graviano in carcere a questo suo interlocutore, mezzo delinquente camorrista, sono di una portata devastante. Infatti lui non dice: sono andati i miei ragazzi, io sono andato da Berlusconi, lui ha parlato con me personalmente. Quindi è una situazione molto molto forte. Speriamo che si vada a processo, speriamo, ovviamente la cosa più importante, che Giuseppe Graviano possa collaborare con la giustizia. Ecco, però sappiamo, Giorgio, che l'avvocato Ghedini ha negato contatti, l'avvocato di Berlusconi, Niccolò Ghedini, ha negato sia contatti diretti che indiretti, e Berlusconi in tutta la sua storia, diciamo, politica ha sempre diciamo, parlato di casualità, gli eventuali incontri, vicinanze con uomini della mafia, sebbene sappiamo che Dell'Utri era un suo partner in affari, ma hanno sempre tenuto questa linea. E in realtà ti faccio questa domanda: quanto è al sicuro adesso in questo momento Giuseppe Graviano da interventi dei servizi segreti, visto che anche il boss Provenzano sembrava intenzionato a parlare a suo tempo, ma sembra non gliene sia stata data la possibilità? Allora, la prima domanda rispondo subito. Silvio Berlusconi e ovviamente l'avvocato Ghedini fa il lavoro di avvocato come lo fa l'avvocato vecchio, non quello giovane Cianferoni, che è intelligente e sa quello che dice. Ovviamente non siamo d'accordo con lui, ma sa quello che dice e fa il principe del foro, qual è, difendendo Riina. Ma il vecchio avvocato
di Riina, palermitano, molto folcloristico, che ancora c'è a Riina, addirittura nega che Riina è innocente, un povero disgraziato che non ha commesso niente. È ovvio, cosa può dire Ghedini, che ha ricevuto in questi ultimi anni a bocca di Berlusconi, quello che vi dico, oltre 200 o 300 milioni di euro di parcelle? Cosa può dire l'avvocato personale di Berlusconi, che Berlusconi ha arricchito a centinaia di milioni di euro? Deve dire che il suo cliente è una farfallina, è un santo che deve essere beatificato, tra poco dirà così, perché ha fatto il bene dell'Italia. Ci sono purtroppo per Berlusconi non solo le dichiarazioni di Graviano, che staremo a vedere che sbocco prenderanno, ci sono delle sentenze. La sentenza, a parte delle condanne definitive che Berlusconi ha scontato per altre cose, prostituzione eccetera, ma c'è una condanna per mafia, condanna tra virgolette, cioè nella condanna che riceve dell'Utri per associazione esterna di stampo mafioso viene scritto nella sentenza, in sintesi della motivazione della sentenza della Corte Suprema, che Berlusconi non era tanto una vittima della mafia, ma aveva fatto accordi, diciamo tollerava la presenza della mafia nella sua vita e non ha mai fatto nessuna denuncia. Quindi non è questo santerellino. Poi c'è la prova delle prove che Berlusconi è uomo di mafia. La prova è il suo delfino, il suo braccio destro, il suo gemello, perché Dell'Utri economicamente dipende da Berlusconi e Berlusconi è il suo padrone, ma sull'attività professionale, sull'attività pubblica e politica di Berlusconi, Dell'Utri è pari o forse superiore a Berlusconi. Quanto Dell'Utri ha fondato il partito Forza Italia, lo ha creato lui, è una sua creatura, ha dato la vita, il sangue per questo partito e si è impelagato con la mafia pur di sostenere questo partito. Dell'Utri viene condannato perché con il partito Forza Italia ha fatto accordi con la mafia. Quindi è la prova che Berlusconi e Forza Italia è un partito di mafia, la prova ce l'abbiamo in carcere. Il fondatore di questo grande partito che ha governato in Italia si trova in galera, non perché ha sniffato cocaina, perché mafioso. Quindi le dichiarazioni di Graviano non sono campate in aria, sono delle dichiarazioni molto attendibili e che devono far tremare l'avvocato Ghedini, perché perderà tutte le nuove parcelle che Berlusconi gli potrà dare, e Berlusconi perché non farà una buona vecchiaia, nel senso che rischia di fare la fine di Andreotti, di essere processato e messo alla berlina di fronte a tutta Italia per cose gravi che ha commesso nella sua vita, quello di aver riciclato i soldi di Cosa Nostra e quello di essere stato, io spero mai, guardate, veramente non me lo auguro, ma di essere stato il mandante di stragi su innocenti e bambini. Quindi dobbiamo rivedere, se così fosse, la storia d'Italia, e quindi abbiamo avuto al potere una persona non come Mussolini ma come Hitler, un assassino criminale sanguinario. Speriamo che non sia così, però ci sono dei dubbi e anche indizi probatori che dovrebbero fare preoccupare seriamente Berlusconi per la sua vecchiaia. Quello che mi fa schifo è che personaggi come Renzi ancora interloquiscono con questo personaggio. Un buon statista, un politico che vuole giovane come Renzi, che vuole governare l'Italia, intanto prenderebbe le distanze fino a prova contraria. Poi, se dovesse essere innocente, può riprendere i colloqui politici, ma adesso dovrebbe abbandonare i dialoghi con Forza Italia, sia il signor Renzi che il PD e soprattutto il Movimento 5 Stelle. Dovrebbe fare una dichiarazione ufficiale: prendiamo le distanze, qualsiasi essa sia, da Silvio Berlusconi, dopo le dichiarazioni del boss mafioso Giuseppe Graviano.
E per quanto riguarda la sicurezza, diciamo, di Giuseppe Graviano, seconda domanda, sì, la sicurezza di Giuseppe Graviano dipende, e questo io posso solo fare delle deduzioni, dipende dai documenti che lui ha nascosti, se ce li ha. Quindi se non ha niente, ma solo i suoi ricordi e le esperienze dirette, è in serio pericolo. Rischia la vita da un momento all'altro, lo possono avvelenare, far ammalare, fargli avere un infarto, qualsiasi cosa. Se lui invece dovesse avere dei documenti, come li aveva Riina nella cassaforte trafugata da manine o mafiose o dello Stato, quando sono entrati in casa tranquillamente mentre i carabinieri si prendevano un caffè altrove, sono entrati in casa di Riina e hanno preso tutto ciò che c'era nella cassaforte di Riina. Quindi Graviano, essendo un boss al pari di Riina come importanza, sulla carta ubbidiente a Riina, se ha documenti sicuramente i servizi lo sanno, e quindi c'è un doubt des, cioè ci vanno cauti i servizi nell'avvelenare, uccidere il Graviano. Certo. Cioè, Provenzano è stato, diciamo, secondo me abbandonato o ucciso lentamente, inesorabilmente, perché probabilmente Provenzano non ha tutti quei documenti che invece si dice da tanti anni a Riina e la corrente di Riina, mentre la corrente di Provenzano non sappiamo che documenti hanno, mentre sappiamo che i corleonesi di Riina, cioè quindi Riina stesso, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e altri grandi capi che facevano, che erano, diciamo, fedeli a Riina, si dice che ci sono dei documenti, quindi non sappiamo allora attento esattamente, Giorgio, cosa vogliono fare con Graviano. Il tempo che abbiamo sta scadendo, però voglio farti un'ultima domanda per una breve risposta. Come commenti la sentenza della Cassazione che in qualche modo rinvia la sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che nega gli arresti domiciliari per motivi di salute a Totò Riina? Perché la Cassazione, cioè un potere così alto, interviene quasi come se si volesse mandare ai domiciliari Riina da parte del potere? Allora, dobbiamo spiegare ai radioascoltatori che la Cassazione non ha potere di decidere, ha potere di decidere quando interviene direttamente e dice annullo la sentenza senza rinvio. Sarebbe stata una cosa devastante, drammatica e direi quasi da dittatura se la Cassazione avesse scritto annullo la sentenza del Tribunale della Libertà di Bologna senza rinvio. Quindi oggi Riina era a casa, perché l'avrebbero scagionato in seduta stante. Invece la Cassazione, in forma astuta, ipocrita, intelligente, non lo so, vedete voi, ha scritto annulliamo con rinvio. Quando c'è scritto con rinvio, che significa? La traduzione in italiano, perché sono linguaggi tecnici difficili, è questa: noi della Cassazione non siamo d'accordo con il giudice del Tribunale della Libertà, quindi chiediamo che riveda di nuovo le sue decisioni e che ci motivi, qualora dovesse rigettare la richiesta di Riina, dell'avvocato di Riina, quindi di Riina, ci spieghi con date di fatto perché Riina non può andare a casa. Significa dateci tutti i certificati, le fotografie, i filmati, le prove che Riina sta in una zona ospedaliera del carcere dove c'ha tutte le cose che lo possono curare. Allora, noi pensiamo, anche oggi, ieri, la Bindi e la Commissione Antimafia è andata appunto in carcere a vedere se la struttura sanitaria è regolare. La Bindi ha detto che è impeccabile,
Rina può essere curata a giudizio della Bindi meglio in ospedale che a casa, perché ha degli apparati tecnici che possono curare gli ammalati di cuore, perché Rina di fatto è un ammalato soprattutto di cuore, e quindi noi pensiamo che non sarà mandata a casa. Detto questo, e pensiamo che il giudice il 27 luglio, mi sembra, o il 7 luglio, non ricordo bene, deciderà che Rina resti a casa. Poi la Cassazione riprende nelle mani e deve dare il giudizio definitivo. Il messaggio Alviano è devastante. La Cassazione ha dato un messaggio, quindi la Cassazione significa lo Stato, la Corte Certo. Suprema significa lo Stato italiano, attraverso questi giudici scriteriati, ha dato un messaggio devastante. Di fatto sulla carta, sicuramente a livello filosofico, ha fatto ottenere a Riina quello che Riina ha cercato di ottenere con la trattativa. Ha mandato un messaggio all'organizzazione mafiosa potentissimo di consolazione, dicendo: non vi preoccupate, che quello che avete chiesto lo otterrete. Questo ha detto la Cassazione, il che oggi è un'offesa grave ai nostri martiri Falcone e Borsellino. Non si rendono conto, però, nella migliore delle ipotesi, i giudici della Suprema Corte del danno morale che hanno fatto con quelle dichiarazioni, forse tecnicamente legittime, ma dal punto di vista storico, politico e etico, devastanti. Giorgio, ti ringraziamo moltissimo della disponibilità. Speriamo di aver acceso l'interesse e la voglia di rimanere informati a quanti hanno potuto ascoltarci in questo momento, e io ripasso la linea a Massimo Bonella. Grazie Grazie a a tutti. voi. Sì, per chiudere immediatamente, perché siamo completamente sforati con i tempi, ringrazio l'ospite per tutte le informazioni molto importanti. Avete ascoltato Epitetologi 20 nel mondo, programma di approfondimento giornalistico. Ringrazio anche la regia di Treviso, Rosario Moreno, con RST che gratuitamente ha ripetuto questa trasmissione che nasce qui da Radio Pipe Fontana Fredda, che modula, ricordo ancora, sui 93.8, 88.800 MHz per tutto l'Alto Adriatico. Da Bonella Massimo, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.